Buongiorno, oggi primo video in collaborazione con il sito BBCraft. Allora, questo è il codice del filo di alluminio da 3 mm. Quindi ci serve filo di alluminio da 3 mm, filo da 1 mm sempre di alluminio. Poi ci servono delle chips in pietra dura e anche queste due box, le ho scelte, le ho prese sul sito BBCraft, perciò vi lascerò il link anche di queste box. Poi, cosa ci serve? Ci serve la basetta su cui andare a martellare e ci servono due tipi di martello, questo qui e questo con le punte in plastica. Poi ci serve 1 cm per prendere la misura del filo da 1 mm e ovviamente ci servono delle monachelle, quindi monachelle in acciaio, queste sono già pronte oppure ce le possiamo realizzare da sole. Io per velocizzarmi, insomma, utilizzo queste già pronte. Poi queste pinze qui, queste sono nuove, è un mio nuovo acquisto, e sono molto più grandi rispetto a quelle che avete sempre visto che servono per fare gli anellini. Questi qui sono, queste sono pinze molto molto più grandi. Se non avete queste pinze, potete rimediare utilizzando la barra per gli anelli. Perché comunque avete la misura, se scorrete verso la parte centrale, quindi trovate la seconda misura che è quella che utilizzerò io e la terza misura. Quindi vi spostate man mano sulla barra per gli anelli e quindi potete fare lo stesso lavoro che farò io tra poco. E basta, questo è tutto quello che ci occorre. Allora, non taglio il filo di... Anzi, no, aspettate, per prima cosa tagliamo il filo da 1 mm. Ovviamente ci serve anche il flash cutter, scusate, non ve l'ho detto, e le pinze a punta piatta o punta ricurva e le pinze a punta conica. Ok, adesso vi ho detto veramente tutto quello che ci occorre. Quindi tagliamo subito 50 centimetri di filo da 1 mm e adesso prendiamo il filo, questo qui da 3, che non andrò a tagliare ma lavorerò attaccato comunque alla bobina. Taglio questo spuntone iniziale, in questo modo vedete il filo è bello piatto e prendiamo le pinze, quindi andiamo a lavorare con le pinze. Mi posiziono tra i becchi delle pinze, qui dove c'è la seconda misura e vado a girare il filo. E ho realizzato questa asolina. Adesso devo cambiare misura, quindi devo fare un cerchio leggermente più grande, quindi mi sposto qui dove c'è la terza misura e mi posiziono in questo modo, così è un po' leggermente scomodo, quindi prendo vi faccio vedere meglio così, vedete, e giro il mio filo intorno alla terza misura, ecco qui, così sfilo ed ottengo questo 8. Adesso prendo il flash cutter e vado a tagliare in questo modo. Aspettate che vi faccio vedere. Metto il mio flash cutter in questa posizione, quindi mi posiziono in obliquo sul filo e taglio. Stessa cosa faccio qua sopra, quindi mi posiziono in obliquo e taglio. Adesso riprendo le mie pinze, quindi vado qui e sistemo, quindi sistemo qui e sistemo qui e ottengo questo 8. Allora ne faccio un altro. E ci vediamo tra poco. Ho realizzato tutti e due i miei modulini. Questo qui ha la parte finale
più grande che va verso sinistra e questo qui ha la parte finale più grande che va verso destra. Quindi li monterò in questo modo. Adesso passiamo a martellare i nostri elementi in alluminio. Quindi prendiamo la basetta, il martello e delicatamente andiamo a dare una martellata su tutta la superficie, senza comunque andare a rovinare la smaltatura nera. Abbiamo creato questa texture sul nostro filo, però lo rigiriamo e andiamo a martellare con la parte piatta del martello. Ecco qui. E la stessa cosa faccio con quest'altro elemento. Quindi vado a martellare anche questo e ci vediamo tra poco. Adesso, se serve, riprendiamo le pinze o il nostro mandrino, insomma, per anelli. Quindi vado a dare una stretta. I nostri modulini sono pronti, adesso possiamo andarli a lavorare con il filo da un millimetro. Faccio vedere questo particolare. Allora, su questo modulino che vedete alla parte più grande, diciamo con il taglio che va verso destra, il filo deve passare da davanti verso dietro, mentre su quest'altro modulino che ha la parte più grande con il taglio che va verso sinistra, il filo deve passare da dietro verso davanti. Infatti è quello che farò. Quindi adesso tiro su il mio filo, così lo vado a schiacciare per bene e vado a fare due giri per bloccarlo. Ecco qui. E questo qui diventerà poi questo filo più corto diventerà la solina del nostro orecchino. Adesso facciamo anche questo lavoro. Facciamo un giro, teniamo ben salda la parte centrale e andiamo a fare un giro intorno al filo da 3. Ok. Poi sistemiamo i nostri fili, li schiacciamo per bene, possiamo farlo anche con l'unghia perché il filo d'alluminio da 1 mm è morbidissimo. Bene, allora questo è quello che abbiamo creato, quindi possiamo iniziare a lavorare con le chips. Ci dobbiamo inserire in questo modo: la parte piatta è quella che andrà sempre vicino al nostro filo da 3. Quindi tiro giù la mia chips, vedete? In questo modo ci siamo leggermente distanziati dalla parte centrale e tenendo tutto ben saldo tra pollice e indice, rientriamo nel filo da 3 mm. Andiamo a fare, tiriamo bene il nostro filo, andiamo a fare un paio di giri per bloccare bene la nostra chips e anche per spostarci leggermente. Ecco qui, in questo modo. Ho inserito la mia seconda chips. Vedete, mi sono anche leggermente spostata con i miei due giri, quindi anche qui tengo ben saldo il lavoro tra pollice e indice e anche qui vado a fare i miei due giri. Quindi tiro bene il filo perché dobbiamo far aderire bene o meglio possibile le chips al filo, quello da 3 mm. Quindi faccio un altro giro, in questo modo io mi sposto. Ok, diamo una lisciata al filo, qui stringiamo un pochino. Ecco qua, e posso inserire anche la mia terza chips. Bene, allora io proseguo e ci vediamo tra poco, così vediamo anche quante ne ho inserite, perché poi dobbiamo spostarci nella parte sottostante. Quindi a tra poco.
Allora, ho inserito 5 chips. Adesso ho fatto anche i miei due giri per avvolgere l'ultima chips e il filo è qui sulla parte retro del lavoro. Adesso io rientro nel mio modulino, quindi da dietro verso davanti, liscio per bene il mio filo, mi reinserisco poi nel modulino da davanti verso dietro, in questo modo. Sistemiamo bene il filo, lo tiriamo per bene, diamo una lisciatina e adesso possiamo iniziare ad inserire anche le chips qui sotto. Quindi qui magari ne possiamo mettere due, tre, sempre anche in base alla grandezza della nostra chips. Ho inserito la mia prima chips e anche qui dobbiamo andare a tenere bene il nostro lavoro. Quindi rientriamo nel nostro modulino in questo modo e facciamo anche un altro giro per bloccare bene la chips e per spostarci, ecco qua, in questo modo. Bene, quindi risaliamo, sistemiamo bene il filo e adesso secondo me altre due chips c'entrano, però un pochino più piccoline. Quindi le vado ad inserire e ci vediamo tra poco. Bene, ho inserito qui sotto tre chips e il filo, questo qui, la parte finale del filo, la sto girando intorno al mio modulino. Quindi faccio questa, diciamo, decorazione. Così. E adesso che sono arrivata qui alla, diciamo, alla metà, taglio il filo in eccesso e schiaccio questa codina di filo, quindi o con le pinze, aspettate, con le ganasce in plastica, quindi con questo tipo di pinze vado a schiacciare il mio filo. E adesso qui sopra vado a fare la solina utilizzando le pinze a punta conica, quindi mi posiziono in questo modo, posizionato bene, sì, ok, mi posiziono in questo modo, quindi giro il filo così, poi cambio pinze, utilizzo queste qui. E quindi vado a girare, quindi vado a girare il filo e ho formato la mia asolina, quindi tolgo anche qui l'eccesso di filo e qui utilizzo queste pinze qui per schiacciare. Aspettate che non vedo, se no lo faccio. Ok, vabbè, dopo lo sistemo meglio. E questo è il nostro primo modulino. Adesso basta inserire soltanto la monachella e questo è pronto. Finisco anche l'altro e ve li faccio vedere insieme. Ecco qua, ho terminato i miei orecchini. Eccoli qui. E adesso vi faccio vedere anche altre versioni. Allora, questi sono montati con la parte piccola verso l'alto e la parte più grande verso il basso. Quindi possiamo montarli anche in questo modo e poi ho fatto anche questi con il quarzo, eccoli qua. E anche questi sono montati con la parte più grande verso l'alto e la parte più piccola verso il basso. Possiamo utilizzare questi moduli come elementi per collana. Se lo facciamo con il filo da 4, invece possiamo utilizzarlo anche come base per bracciale, perché il filo da 4 mm è ancora più spesso, tiene molto meglio la forma e come elemento per bracciale, secondo me, è perfetto. Volendo, possiamo dare un'ultima martellatina con il martello con le punte in plastica. Quindi ci mettiamo così sulla basetta e leggermente andiamo a martellare qui dove abbiamo messo le nostre chips. Ecco qua. Vado
ma proprio una cosina leggera, leggera, leggera. Ecco, e il nostro orecchino è pronto. Bene, questo è il progetto che ho realizzato per BBCraft. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Comunque è facilissimo, anche le principianti lo possono realizzare. Quindi vi do appuntamento al secondo tutorial in collaborazione con il sito BBCraft e con tutti gli altri video. Io vi saluto e vi mando mega bacione, vi auguro una buona giornata e aspetto di sapere cosa ne pensate nei commenti. E se non siete iscritti o iscritti al mio canale, iscrivetevi e attivate la campanella per tutti i video. Bene, ora vi saluto di nuovo e ci vediamo con i prossimi video.